Ciao a tutti ragazzi, eccoci in un nuovo video. Oggi io e Stefano vi faremo vedere un upgrade su una macchina che è stata assemblata qualche tempo fa da noi, precisamente nel 2015, su base Haswell. Ha un i5 e abbiamo deciso, oltre a fare questo upgrade, di farci anche un video per farvi vedere una cosa un po' insolita, cioè vogliamo farvi capire quanta differenza c'è tra una piattaforma di praticamente 2 generazioni fa come Haswell e la nuova Kaby Lake, perché si parla sempre dell'upgrade che ci può essere tra Skylake e Kaby Lake, che non conviene, eccetera, eccetera. Invece vogliamo toccare con mano una macchina gaming di 2 anni fa, diciamo media, che poi tra l'altro l'anno scorso questa è stata anche aggiornata con una 1070. Quanta differenza ha rispetto a una macchina di oggi tramite un cambio di processore? Noi, andando ad aggiornare questa, avremo alla fine un i5 7600K con 16 GB di RAM a 3000 MHz e una scheda madre Z270 Gaming Pro di MSI. Quindi avremo una configurazione, diciamo, medio-alta di oggi, che si va a completare, a unirsi alla scheda video 1070 che già avevamo assemblato a questo ragazzo circa 6 mesi fa. Vi farò delle prove, dei benchmark prima e dopo. Quindi io mi occuperò della parte, diciamo, quella divertente, mentre io cliccherò sul RAM Benchmark, mentre Stefano, come al solito, si sozza le mani e fa tutto il lavoro sporco, che a me non mi piace farlo, come sapete. Ok, come vedete il sistema è già stato, diciamo, pulito, quindi partiamo da una base preformattata praticamente. Lanciamo semplicemente il benchmark. Configurazione extreme su tutte, la lasceremo su extreme in entrambi i casi, prima e dopo, così abbiamo la stessa configurazione. Questo è un programma che ho già spiegato in un altro video, è molto semplice, è freeware, quindi si può scaricare e utilizzare. Basta semplicemente, vedete, parte in automatico, non ha settaggi o cose particolari da fare, vi basta premere F9, partirà il benchmark, dura qualche minuto, che adesso magari acceleriamo per comodità. Tanto ve lo faccio vedere a piano schermo. Buongiorno a tutti ragazzi, eccoci qua. È il mio turno, come sembra, perché il buon Fabio ha fatto il lavoro, diciamo, quello più comodino e ci ha lasciato il lavoro più sporco, perché sa che comunque a me piace infilare le mani all'interno del PC, sporcarmi e comunque stare lì a un po' a smanettare con tutti i componenti. Bene, vabbè, tanto vi ha già spiegato tutto lui, quindi comunque ha fatto vedere il bench che appunto, andiamo a comparare il vecchio processore, comunque l'Haswell, e lo andiamo a sostituire con il nostro bel Kaby Lake, quindi comunque il 7600K, e faremo un po' di test. Quindi non ci resta che andare lì a infilare le mani all'interno di questo bel PC che io già ho sbirciato, e vi posso dire che questo PC non viene mai spento, cioè viene spento da non so quanto. Perché, come lo vediamo, stacchiamo la paratia laterale, già la ventola non ci fa presagire nulla di buono. Io adesso ve lo faccio vedere un po' più zoomed, eccolo qua. La ventola già no, ci lascia intendere che all'interno del PC ci sarà un po' di sporcizia. Quindi, questi sono i classici computer che fatevi un esame anche un po' di coscienza, perché potreste essere voi quelli combinati in questa situazione, che purtroppo non è delle più belle. Come andiamo a vedere qui, si vede che ha lavorato, guardate la scheda video, ormai gli è cresciuta la barba, e anche il dissipatore adesso non si vede benissimo, però comunque penso che abbia dato il suo contributo a questa macchina. Quindi non ci resta, la prima cosa di fare che vogliamo fare, ecco, ho acceso la luce così si vede meglio la sporcizia, quant'è bello sudicio. Lo andiamo a dargli una bella soffiata, una bella scartavetrata con l'aria compressa,
e poi torneremo qui sul banco da lavoro per iniziare a smontare i componenti. Bene, procediamo subito con la pulizia. Dopo aver soffiato, quindi scrostato per bene il nostro bel PC. Come lo vediamo in questo caso, che gli abbiamo dato una bella pulita, gli abbiamo già ridato, comunque sembra moderno, sembra che l'abbiamo finito già di montare. In realtà, comunque sia, dobbiamo ancora procedere a smontare il tutto, però già come possiamo vedere la scheda video gli abbiamo tolto, gli abbiamo fatto barba e capelli e devo dire che comunque adesso va molto meglio, anche per il discorso di infilarci le mani all'interno, perché comunque era veramente, veramente una situazione un po' critica, anche se abbiamo visto di peggio. Bene, allora procediamo insieme a smontare il tutto, perché noi dobbiamo andare a comunque a fare un upgrade di scheda madre, processore e RAM, quindi comunque dobbiamo togliere quasi tutto per poi andarlo a riassemblare. Come vi ha già detto il buon Fabio, la 1070 che abbiamo fatto un upgrade lo scorso anno, quindi pochi mesi fa, questa devo dire che è più che idonea per continuare a fare il suo lavoro perché ha a malapena iniziato. Quindi procediamo con lo smontaggio. Bene, io questa me la posso andare a togliere. Eccola qua. Questa la mettiamo da parte. Comunque, avendola soffiata, è tornata veramente come nuova, quindi sta a posto. Ce l'appoggiamo qui da parte e continuiamo a smontare i restanti componenti. Bene, mi procedo a scollegare tutti gli attacchi SATA. Il 24 pin, le USB 3 frontali, eccolo qua, abbiamo scollegato tutto, l'audio frontale, ecco fatto, i pulsanti di accensione LED e lo speaker questo qui me lo conservo perché comunque lo danno insieme al case, quindi lo andrò a rimontare anche sull'altra scheda madre. Ok, procedo a togliermi le viti che la tengono ferma. E comunque andremo a fare un bel upgrade, anche se questa scheda madre qui Z97 è un'ottima scheda ancora, però per stare comunque sempre al top il nostro cliente ha deciso di fare il salto di qualità. Ops. Così, togliamo le ultime due viti. Ecco fatto, tolte le nostre viti, ce le conserviamo perché le riuseremo per andare a riavvitare anche la nuova scheda madre. Possiamo procedere con cautela. Ah no, me ne manca una. Possiamo procedere con cautela poi a sfilare la scheda, scansando appunto i cavi. Allora, qui direi che dobbiamo sganciare un attimino il lettore perché sennò non ci passiamo con il cavo dell'alimentazione del lettore, non ce la facciamo a tirarla su. Quindi facciamo fare questo movimento, scansando piano piano tutto, evitando che si vada a impigliare e appunto a piegare qualche dentino. Eccola qua. Questa l'abbiamo tolta, che poi dobbiamo risfruttare il dissipatore, quello che c'è qui sopra, lo andremo a risfruttare anche sull'altra scheda. Bene, per il momento quindi mi scanso un attimino il case. Lo mettiamo un po' più di lato, così mettiamo sotto i riflettori la nostra scheda. Procediamo a smontargli il dissipatore da questa. Vado a sganciarmi la ventola. Almeno un modo di pulirla sia per bene perché avendola soffiata si è pulita quasi totalmente, ma non del tutto, come vediamo qui è rimasta leggermente segnata, quindi una piccola spennellata per togliere ogni residuo, visto che stiamo montando il nuovo, ce la montiamo in piena efficienza. Ecco qua,
gli abbiamo ridato comunque una buona vita. Adesso andremo a togliere la vecchia pasta termica che c'era sotto con il nostro bel prodotto. Ne applichiamo un po' nella zona centrale. Spingiamo questa luce così abbiamo un po' più di contrasto, si vede meglio. Ok, mi vado a prendere appunto un pezzo di panno di Scottex con cui andremo a pulire la superficie. Eccola qui. L'andiamo a rimuovere. Una bella passata, visto che il nostro prodotto scioglie bene il tutto. Ce lo strofiniamo per bene. Eccolo qua, torna bello pulito. Adesso gli andremo a dare il secondo prodotto che rimuove appunto i residui del primo. Qui gli diamo una bella bagnata e con un altro pezzo di panno andiamo a pulire il tutto, così ci lucidiamo per bene la superficie e siamo pronti per utilizzare il nostro dissipatore, come vediamo qui. Bene, questo ce lo mettiamo da parte insieme alla scheda video che ci serve. Questi componenti qui invece, la ventolina, adesso gli daremo un'altra passata di pennello per pulire l'interno delle pale, visto che non si è pulito totalmente quando l'abbiamo soffiato. Eccolo qui, quindi gli andiamo a dare una pulitina anche qui per farla ringiovanire un pochettino, perché come vediamo quando noi andiamo a dare di pennelletto, vediamo come si toglie il residuo di polvere, quella più ostinata, quella che non vuol venire via, che si è affezionata ormai a questa ventola, quindi invece noi gli andiamo a togliere di dosso. Ecco qua. Abbiamo la nostra bella ventola pulita che possiamo risfruttare. Bene, questi componenti qui ce li spostiamo perché non ci servono in questo momento e andiamo a metterci sul banco invece i nuovi componenti, quelli che ci interessano, quelli che comunque andremo a montare. Quindi ci rimettiamo qui sotto, vedete già la ZA270 Gaming Pro Carbon, che è un'ottima scheda, vi abbiamo fatto già vedere in altri video. Adesso ve la faccio rivedere per bene, visto che la sto riscattando prima di inserirla all'interno del case, e ce l'andiamo ad aprire. Et voilà. Eccola qua. Notare, come abbiamo fatto vedere la volta scorsa, lo shield che hanno immesso con appunto le 0270, che è la cover protettiva per gli SSD su socket su slot M2. Notiamo come hanno fatto la cassa in alluminio che protegge appunto le RAM, come possiamo vedere, bellissima. Hanno fatto un ottimo dissipatore per il chipset e anche questa cover qui, che poi a livello estetico è curata veramente bene. Quindi, insomma, devo dire che non gli si può dire veramente veramente nulla a questa scheda, anche perché vedo qui che ha questo cavettino che la collega, come questo qui. Questo qui probabilmente è il cavettino che dà il LED, appunto, che fa illuminare queste parti qui. Quindi hanno curato veramente i dettagli. Bene, su questa qui andremo a montare, su questa scheda andremo a montare il nostro i5-7600K. Quindi adesso ce lo andiamo ad aprire per bene. Ecco qui. Questa naturalmente in versione tray esce perché non ha la ventola box che dà l'Intel generalmente con i processori, ma questi qui di linea un po' più alta, o che comunque, ecco, sono il K che Intel appunto rilascia perché sa che verranno spinti se vuole l'utente, non danno il dissipatore stock, perché comunque sia non renderebbe al meglio la prestazione, perché un dissipatore stock comunque. Quello è un inserto che danno insieme al processore, ovvero una ventola veramente base. Quando voi acquistate un processore state pagando questo. La ventolina è veramente un accompagno, quindi su questi qui sarebbe veramente inutile, sarebbe uno spreco, andrebbe buttata, perché solo un matto la monterebbe di stock, o forse se c'è necessità magari di aspettare un tipo di dissipatore magari particolare che è stato ordinato o che ancora non è arrivato, si può temporeggiare qualche giorno con quella originale. Allora, andiamo a inserire il processore nella nostra sede. Quindi sempre molta attenzione quando fate questo, mi raccomando, per evitare appunto di creare danni, di fare danni sulla scheda madre. Una volta inserito possiamo andare a richiudere
siamo ok, siamo a posto. Adesso possiamo andare a montare le nostre belle RAM sulla scheda madre. Sono un'ottima scelta da, da parte del nostro cliente, perché comunque ha optato per delle HyperX Fury, anzi queste sono le Savage, un kit da 16 GB, quindi due banchi da 8 a 3000 MHz di frequenza, quindi devo dire veramente un'ottima scelta. Hanno una bellissima linea queste RAM, come possiamo vedere è curata anche nella parte del dissipatore, quindi andremo a montarci queste. Bene, queste qui naturalmente, ragazzi, senza che ve lo ripeto tutte le volte, leggete qui quali sono i canali primari, e quindi le andremo a montare qui e qui, ok? Poi se avete dubbi, comunque ci sono anche altri video dove quasi sempre lo spieghiamo per essere certi di farvi capire il giusto posizionamento. Le andiamo a inserire, le spingiamo su entrambi i lati, li facciamo chiudere appunto i gancetti protettivi, ci assicuriamo che siano ben chiusi, che abbiano fatto bene lo scatto, per evitare che la RAM magari entri solo da un lato e rimanga leggermente rialzata. Questo potrebbe causare danni quando si va ad accendere, ok? Adesso non ci resta che mettere la pasta termica sulla CPU, quindi andiamo a mettere la nostra Silver 5 per garantire un'ottima prestazione dissipante. La mettiamo un po' al centro e, come vi abbiamo abituato, la andiamo a spalmare con il nostro bel ditino. Continua comunque sempre un po' questa diatriba tra chi non ci conosce o chi ci vede farlo per la prima volta, dice: ma non c'è bisogno di spalmarla con il dito. Ma noi lo sappiamo che non c'è bisogno, però tengo a ribadire che comunque abbiamo voluto smentire il fatto che il modo più corretto sia quello di utilizzare il famoso chicco di riso e poi lasciare che sia il dissipatore con la pressione a spalmarlo. Lo sappiamo che lo fa questo tipo di lavoro se noi lo mettiamo, non è che si spenge o va in overtemp se non lo facciamo così con il dito, non siamo convinti di questa politica normale. Infatti abbiamo fatto un video per smentire tutto ciò, quindi per dimostrare che non c'è alcuna differenza tra i metodi di stendere, di come si può stendere la pasta termica. Però noi preferiamo farlo così perché sono anni che lo facciamo in questo modo, prima che uscisse ancora appunto la leggenda del chicco di riso, e ci siamo sempre trovati bene, non si è mai creato un problema per questo. Quindi continueremo a farlo così, è la nostra particolarità. Bene, allora, una volta messa la pasta, vado a riappoggiare il dissipatore, gli vado a rifare i scatti che lo fanno richiudere in posizione sicura, ben salda. Ci manca l'ultimo, ecco qui. Bene, fatto questo, vado a rimettermi la nostra bella ventola pulita, la vado a riagganciare, il cavo lo mando dalla parte verso il basso, così sono sicuro di nasconderlo per bene, e me lo vado a riagganciare su CPU fan, appunto, così lo gestirà la scheda madre in base alla temperatura rilevata. Mi nascondo per bene il cavo qui sotto, così non si vedrà nulla, come vedete qui bello nascosto sotto, e abbiamo la nostra scheda madre pronta, che possiamo andare a reinserire all'interno del case, ma non prima di aver messo la mascherina, perché comunque sia, se vi scordate di mettere questa, rimane un bel buco nella parte posteriore e dopo sarà un po' un casino, perché bisognerà o rismontarla o, per i più pigri, tenerlo così. Però è un peccato, quindi dal momento che ce la ricordiamo, quindi cercate di ricordarlo anche voi, andatela a mettere prima di inserire la scheda madre. Quindi la andiamo a mettere in questo bel buco qui, la mettiamo con la presa PS2 verso l'alto. Se siete insicuri, controllate com'è la scheda madre, fate una prova, vedete qual è la parte che va in alto e ce la andiamo a posizionare. Questa è naturalmente a pressione, quindi basta spingerla ai quattro lati per bene e assicurarsi che sia entrata. Qui c'è un cavo della ventola che ci passa un po' in mezzo, quindi lo spostiamo e agganciamo per bene. Bene, fatto questo, possiamo andare a reinserirla all'interno. Facciamo entrare sempre con una certa cautela all'inizio, per evitare che si vadano a acciaccare dei cavi e quindi poi ce li dimentichiamo di riagganciare. Quindi comunque con molta calma la facciamo entrare. Ecco qui, ci scansiamo tutto e ci siamo. L'unico cavetto che mi dà un po' più di fastidio è questo della ventolina. Bene, se riesco mi voglio far passare il cavo, ma non credo che ci arrivi il cavo. No, questo qui non ci arriva, o forse sì ci arriva. Questo cavo qui è l'8 pin che va sulla CPU, lo voglio far passare, visto che ci siamo, nella parte posteriore del case, quindi me lo vado a passare appunto dietro
ecco qui. Questo qui per passare deve essere libero da intralci vari. Una volta passato dietro, me lo faccio salire fino a su. Mi scanso, visto che ancora non l'ho avvitata, mi scanso leggermente la scheda madre e lo faccio passare. C'è un buchino, però dopo verrà coperto, quindi lo faccio passare prima. Ecco qua. Una volta che me lo sono richiamato per bene, sono ok, ce l'ho qui sopra, quindi adesso me lo posso andare a riagganciare. Questo è sempre un po' faticoso perché deve fare una curva un po' ostica, come si dice, però meglio perderci 2 minuti in più piuttosto che vederlo passare davanti, perché non mi piace per niente, quindi preferisco in questo modo, per un fattore estetico, per un ottimo, per un buon cable management, come si dice. Ecco qua, rientrato in sede, lo spingo fino a che non sento i scattini di sicurezza, siamo entrati. Bene, possiamo andare a riagganciare la nostra scheda madre. Quindi controlliamo che, spingendola dalla parte destra verso sinistra, i buchi delle viti vadano a combaciare, e cominciamo con il cacciavite almeno ad appuntarci la prima vite. Io generalmente uso quella centrale perché è quella che, diciamo, stabilizza un po' il tutto, così sono sicuro che non mi si muove più. Bene, fatto questo, procedo anche con le altre adesso, così non ho più bisogno di tenerla con la mano. Quindi molto rapidamente me le vado a riavvitare. Qui mi si sta incastrando un cavettino SATA sotto la scheda madre, quindi prima di finirla di avvitare, normalmente controllare bene di liberare appunto tutte le prese varie. Se no, dopo, una volta che si è avvitata, bisogna disvitarla. Ecco qui. Adesso mancano quelle sopra, che sono quelle leggermente più complicate. Siamo leggermente in diagonale, però ci si riesce. Veramente consiglio mio, utilizzate cacciaviti calamitati, se no qui ci state veramente le giornate per cercare di avvitare 9 viti. Bene, fatto questo, ne manca una vite sola in basso qui a destra, che ce l'andiamo a avvitare. Ecco qui, come vedete, ce la posizioniamo qui, abbiamo fatto, diciamo, il nostro travaso. Adesso procediamo a ricollegare. Per fortuna gli attacchi sono più o meno sulla stessa linea di prima, quindi non abbiamo difficoltà a ritrovarci con gli agganci. Mi vado a ricollegare anche il lettore che avevo precedentemente scollegato per permettere alla scheda madre di uscire. Eccolo qui, mi ricollego l'USB 3 frontali, poi abbiamo da collegare i cavi SATA e ce li rimettiamo per bene qui. Devo soltanto, questi li ricollego dopo perché voglio vedere qual è il SATA 1, così ci collego l'SSD. Poi l'audio frontale, stessa posizione ormai per tutte le schede madri, giusto il pannellino frontale è leggermente spostato, però il pannellino frontale, questo qui, ce lo facciamo arrivare, non è un problema. Quindi comunque ci richiamiamo un po' i cavi. Anzi, vado a controllare nella parte posteriore, così intanto mi collego, mi controllo anche qual è il cavo SATA dell'SSD, che è questo. Quindi questo lo posso collegare appunto sul SATA 1 della scheda madre, che in questo caso il cavo è questo. Quindi il SATA 1, c'è la freccia che ce lo indica verso il basso, quindi noi ce lo andiamo a mettere verso il basso. Questo facciamo così. L'altro disco, che è il meccanico, ce lo andiamo a collegare subito sopra sul SATA 2. E abbiamo il terzo, che è il lettore, che ce lo possiamo collegare sul 3, sul 4, dove vogliamo. Quindi basta che sia secondario. Ecco qua, adesso mi cerco di allungarmi un po' i cavi dell'avvio. Questi cavetti qui che mi arrivano qua, mi si bloccano
E poi a questo punto cerchiamo di strecciarli un pochettino, li facciamo entrare semplicemente più spostati, così almeno siamo sicuri che ci arrivano dove ci interessa, ovvero poco più a sinistra. Bene, il cavo più lungo in questo caso è il tasto reset, quindi me lo vado a collegare subito qui. A seguire mi vado a collegare il power switch, il bottone di accensione. Mi manca un cavetto. Ne manca uno, mi manca l'HD LED, però devo vedere se questo case ce l'ha. Quindi adesso io intanto mi collego il power LED, che è il LED appunto di funzionamento che ci fa vedere quando il PC è acceso. Quindi ce lo colleghiamo qui. L'HD LED invece è quello che ci fa vedere quando il disco sta lavorando, quel lampeggio rosso generalmente. Ma non credo, non tutti i case ce l'hanno. Se questo case non ce l'ha, in questo caso sembra proprio non avercelo, perché i cavi che scendono sono solo questi. Questo è il controller delle ventole, quindi non c'è. Ok, perfetto. Quindi su questo modello non c'è l'HD LED. Bene, ok. Fatto questo, c'è una bella inquadratura un po' più in primo piano. Non ci resta che andarci a collegare la nostra scheda video. Ah, una cosa importante, lo speaker. Questo qui ci può aiutare tantissimo quando vediamo che il PC rimane a schermo nero o dobbiamo fare dei controlli vari, quindi questo ce lo ricolleghiamo. Bene, apriamo qui lo slot che ci combacia anche con le prese posteriori. Non dobbiamo andare a staccare nessun'altra linguettina protettiva dei PCI e mi vado a rimettere le viti che mi fissano la scheda video. Queste erano fissate con le viti normali, queste qui sono quelle della paratia, quindi questa me la ritolgo. Adesso, ok, questa ce la ritogliamo da qui e mettiamo quelle normali. Bene. Una spolveratina sempre alla parte del backplate sopra, che comunque questa scheda merita di carezze quando la si vede, e ce l'andiamo a riavvitare. Bene, andiamo anche a ricollegare l'8 e il 6 pin appunto sul PCI Express che alimentano la scheda video. Ecco qui 1 e 2, controlliamo appunto l'esatto innesto dei connettori, non lasciamo mai le cose così che ci rimangono infilate a metà, perché potremmo rischiare di danneggiarla. Bene, abbiamo praticamente completato il nostro upgrade al computer, come possiamo vedere qui. Bene, lo vediamo che comunque è più pulito, ha comunque una bella Z270 sotto, che ce l'ho adesso, ce lo contraddistingo con questa linea carbon che vediamo dietro, molto bella devo dire. Ok. Praticamente fatto questo, non ci resta che andare a benchare, quindi comunque a fare il nuovo bench per vedere le differenze appunto tra un processore di quarta generazione con uno di settima generazione. Quindi, visto che il buon Fabio gli piace farmi sporcare le mani quando facciamo queste cose, io lascio che il buon Fabio con le manine da ragioniere si mette lì a smanettare sulla tastierina e ci mostrerà le differenze di benchmark. Quindi, ragazzi miei, io vi saluto, me ne vado, come ho fatto quando sono arrivato, e aspetto che il buon Fabio venga e vi faccia vedere tutto il resto. Ciao a tutti! Non so se avete notato, ma ultimamente sa tutto lui, fa tutto lui, se sozza le mani lui, e io ho le manine da ragioniere. Va bene, allora con queste manine da ragioniere adesso andiamo a fare, cambiamo scena così lo vedete bene anche voi. Lanciamo come abbiamo fatto prima Heaven Benchmark, lo mettiamo Extreme, così lo spacchiamo per bene e facciamo Run. Adesso mi metto anche in full, come al solito spariamo subito F9, un bel F9, e lanciamo il benchmark che come al solito io vi velocizzerò.
Ok, come vedete il benchmark è terminato, abbiamo 154 frame, con un picco massimo di 346 e uno score di 3892, che non è male. Probabilmente vi aspettavate un boost più significativo, in termini sia di frame che di punteggio, perché in realtà, prima avete visto era 3700 e rotti, quindi diciamo la differenza di score è veramente bassa, quindi la differenza di FPS anche, perché praticamente non abbiamo guadagnato tantissimo. Calcolando che passiamo da un 4590 con 8 giga, che è vero che non contano niente sul benchmark, però a un 7600K, quindi comunque sia con un esborso neanche troppo, diciamo, piccolo, il boost c'è stato, ma non è stato così significativo come ci aspettavamo. Adesso, per completezza, visto che questo è un processore K, vediamo quanta differenza riusciamo ad avere su un benchmark del genere, andando a fare un leggero overclock. Adesso lo facciamo insieme e poi controlliamo i risultati. Calcolate che questo PC ha un dissipatore Cooler Master Blizzard T2, che è, diciamo, uno di quelli più, tra virgolette, piccoli per quanto riguarda la misura, quindi è un po' meno dell'HyperTX 3 Evo, quindi non è che possiamo andare a spingere più di tanto. Io, per fare una cosa tranquilla, calcolando che il processore, questo comunque di base, è già a 3.8, l'overclock è leggero, quindi possiamo farlo direttamente da qui. Innanzitutto abilitiamo l'XMP, quindi mandiamo, utilizziamo il profilo base delle RAM per mandarle a 3000 MHz, visto che le RAM lo supportano. E poi facciamo, io farei dunque, vediamo, base clock lo lasciamo così, facciamo tramite il moltiplicatore. Visto che il PC è utilizzato per gaming, io disattiverei lo speed step e il turbo boost, quindi gli diamo una frequenza fissa e mettiamolo, secondo me, a 4,2. Vediamo anche come sono le temperature, perché adesso noi siamo a 38 gradi. 4,2 dovremmo stare, diciamo, a posto, e ce lo andiamo adesso a riprovare. Ok, come vedete abbiamo finalmente sforato i 4000 di score. FPS sono 160, diciamo che abbiamo ottenuto, è un paradosso ragazzi, abbiamo ottenuto più a momenti con l'overclock della CPU, stessa, che col cambio della CPU, col cambio di architettura. E questa cosa è abbastanza sorprendente, non so voi, ma io sono rimasto sorpreso, veramente sorpreso di questo. E quindi la cosa che mi viene da dire a chiunque ha un 7600K, overclockatelo, perché adesso l'abbiamo portato a 4,2, figuratevi a 4,5 che cosa può fare. Certo, poi bisogna cominciare a tenere sott'occhio da lì in poi anche le temperature, però diciamo niente male. Adesso chiudiamo. Ok ragazzi, detto questo, direi è andato tutto bene. Questo ce lo riconsegneremo a brevissimo, il cliente sarà sicuramente soddisfatto di quello che è stato fatto. Niente, io per adesso vi saluto. Il buon Stefano non c'è, perché nel momento in cui sto registrando questa parte del video, sta a casa a dormire all'incirca. Quindi, bene, purtroppo l'ho dovuto registrare adesso senza di lui, perché a una certa i computer dobbiamo pure riconsegnarli, quindi non possiamo tenerli qua troppo tempo. Cerchiamo di essere veloci. Ok, alla prossima. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un altro video. Oggi vi faremo vedere. No. Ciao ragazzi, benvenuti in un altro video. Oggi io e Stefano vi faremo vedere. Faccio con le mie manine da ragioniere, adesso cosa faccio? Un c***o, perché questo è un no signal.